mentre qui vediamo questo fuori programma, o meglio era annunciato, è Sarah Schlepper. Avevamo parlato ieri dell'ultima sua gara, ci mostra anche una mise molto sexy. È l'ultimo urlo di battaglia di questa 32enne di Vail, Colorado, che scia per l'ultima volta un po' alla tomba Bormio, stile Bormio 95, e cioè con le gambe nude. È una montanara autentica, non teme il freddo, non teme soprattutto le frustate dei pali sulle gambe. È stato a suo modo un personaggio, e ci dispiace comunque che abbia deciso di lasciare, questa è l'ultima gara proprio in occasione del Natale, ha un bellissimo bambino di circa 3 anni qui. Eccolo qui, va a abbracciare il marito. È un fuori programma che viene concesso dalla FIS sempre e comunque, vedete anche la telecamerina per un filmato di ricordo, viene concesso sempre e comune. Io spero che lei non voglia scendere, si vuole scendere. Sì, però sì, assolutamente ovviamente, sì. Ovviamente pian piano adesso, salutando i suoi fan, che viene concesso interrompendo quello che è il rigido cerimoniale di gara, i tempi e tutto quanto. Tutte le altre compagne di squadra, anche le straniere, le avversarie, sono tutte molto d'accordo ovviamente ad aspettare. Scusami Davide, dicevi la FIS concede, allora questa è stata una delle atlete e delle protagoniste di tante gare, oggi diamogli, certo, ritorniamogli qualcosa. No, ma vale comunque per tutte quante, non vorrei essere il bimbo con l'ultimo traguardo di Coppa del Mondo tagliato da Sarah Schlepper con i minigonna e con il bambino in braccio, un film che poi farà parte della cineteca. E questo ci mancherà, questo momento, sì. Al cancelletto, eccola ancora con la grinta e la cattiveria che ha sempre messo in pista. Faranno il giro del mondo queste immagini, sai, mi viene in mente, visto che parlavamo di Bormio prima, la discesa con uno sci solo di Bob Miller, certamente faranno il giro del mondo. C'è il presidente della federazione austriaca che le ha anche omaggiata di fiori, ancora fiori. E c'è commozione adesso nell'abbraccio con...